Sabrina Pignedoli, capolista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione del Nord-Est, ma anche europarlamentare uscente. Quale sarà l'impegno del Movimento 5 Stelle in Europa? Ma sicuramente è rivolta alla pace, l'abbiamo messa anche nel simbolo, quindi questa deve essere la priorità. Ci sono delle guerre vicino alla nostra Europa, abbiamo visto quelle in Ucraina, abbiamo visto, stiamo vedendo quella nella striscia di Gaza. Sono guerre in cui l'Europa deve intervenire per trovare un accordo di pace. Non vogliamo una militarizzazione dell'Europa, noi vogliamo sì una difesa comune, ma che porti a una riduzione del costo delle spese militari e non a un aumento, anche perché questo aumento provoca chiaramente tagli alla sanità, alla scuola e alla cultura. L'Europa del futuro, da molte parti si dice, dovrebbe avere anche una forza militare europea. Noi siamo a favore della difesa comune, però la difesa comune chiaramente deve avere anche una politica estera comune e con 27 stati, l'abbiamo visto adesso appunto con sia la guerra in Ucraina sia la guerra in Palestina, e diventa molto difficile trovare una linea comune. E questo però deve essere superato, cioè noi vogliamo un'Europa più forte anche sullo scacchiere geopolitico internazionale con una difesa comune. Qual è la vostra idea di transizione ecologica sostenibile anche da un punto di vista economico? Noi l'abbiamo messo nel programma, nessuno deve restare indietro, quindi deve esserci una transizione ecologica, però deve essere fatta con il supporto appunto dell'Unione Europea. Proprio per questa ragione avevamo chiesto che nel rientro del patto di stabilità venisse negoziato lo scorporo delle spese per questa transizione. È importantissimo perché in questo modo si possono supportare le piccole e medie imprese che devono fare dei passi avanti per cercare di rispettare i parametri che vengono stabiliti dall'Europa. Senza un supporto il rischio è proprio quello di lasciare indietro imprese e questo assolutamente non è nella logica del movimento. La circoscrizione del Nord-Est rappresenta forse la regione d'Europa più produttiva. Quali sono gli impegni del Movimento 5 Stelle e nello specifico suoi per questo territorio? Sì, sicuramente è un territorio molto variegato, molto produttivo e anche molto vivace dal punto di vista anche culturale, quindi è un territorio che può dare tanto all'Europa, però deve anche ricevere chiaramente dall'Europa. Io ho girato spesso questo territorio e cercato di organizzare anche conferenze, soprattutto per quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Io credo che una delle grandissime sfide che avrà questo territorio, forse primo tra tutti gli altri territori italiani, è proprio quello di passare verso l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale. Per questo bisogna aiutare le nostre piccole e medie imprese, bisogna cercare di sostenere anche i lavoratori e continuare con la formazione durante tutto l'arco della vita.